Bene, voglio parlare in questo video nuovamente dell'autostima, come cos'è, come svilupparla, come migliorarla. L'autostima è essenzialmente il valore a noi stessi e dobbiamo partire dal presupposto che deve essere un valore soggettivo. Non è possibile non stimarsi, non avere stima di se stessi se si vuole riuscire in qualunque attività nella vita e soprattutto se si vuole riuscire ad essere in armonia proprio con se stessi. Perché se noi iniziamo a pensarci difettosi, se iniziamo a credere che siamo usciti male dalla fabbrica, allora inevitabilmente avremo una bassa stima di noi stessi e inevitabilmente, per un meccanismo di profezie che si autoavverano, attireremo situazioni nella nostra vita che tenderanno a confermare questa bassa stima di noi stessi. Il fatto è che molte persone cercano di delegare ad altri il proprio valore e questo è il sistema peggiore, perché noi possiamo delegare tutto agli altri, ma sicuramente non la nostra felicità, non il nostro valore. Perché per primi dobbiamo ritenerci di valore e il valore non si misura dagli obiettivi che si raggiungono verso l'esterno, perché questi sono determinati da tantissimi fattori. Purtroppo, soprattutto nella società consumistica, molte persone misurano, cercano di misurare il proprio valore, ad esempio dalla quantità di denaro che riescono a guadagnare, oppure dal successo che riescono ad avere nel loro ambito lavorativo, oppure dal successo sentimentale, oppure dal fatto che persone importanti nella loro vita, persone care, li giudichino in modo positivo. Ecco, noi non dobbiamo essere sottoposti a nessun giudizio, non siamo degli scolaretti che devono essere misurati in base a ciò che fanno. Il nostro valore è intrinseco come esseri umani. Il nostro valore dipende da quanto noi siamo in grado di amare noi stessi. E questo è un lavoro che dobbiamo imparare. Può essere difficile, ma è un percorso che dobbiamo fare e non attribuire ad altri il giudizio su noi stessi. Questo non vuol dire avere un delirio di onnipotenza e credere di essere in grado di fare qualunque cosa. Sicuramente ci saranno delle persone che in alcuni settori saranno più bravi di noi, ma questo non vuol dire che valgono più di noi. Vuol dire semplicemente che hanno sviluppato altre abilità, hanno sviluppato altre caratteristiche, che magari gli hanno prodotto risultati migliori in ambito economico oppure sociale, oppure politico, ma questo non vuol dire che siano migliori di noi come persone. E questo è il vero valore della persona, essere degli esseri umani che conoscono se stessi, che hanno una meta nella loro vita che non è soltanto una meta puramente materiale, anche perché dobbiamo tenere presente che la parte materiale dell'essere umano è veramente la parte più effimera, è veramente la parte che si esaurisce in un certo numero di anni, comunque sia, è la parte che si degrada. Quindi se vogliamo avere stima di noi stessi dobbiamo imparare ad andare oltre questo. Dobbiamo imparare a far crescere quella parte che è dentro di noi, a riconoscere la divinità che vive dentro di noi, che è nascosta, ma che è effettivamente presente e che ci può permettere di fare esperienze eccezionali, utilizzando proprio questo mondo, questo spazio-tempo per crescere, per svilupparsi interiormente. Come diceva Sai Baba, una frase che mi piace ripetere, Sai Baba diceva: "Io sono Dio. Anche tu sei Dio, la differenza è che io so di esserlo e tu no." Ecco, dobbiamo imparare a riconoscere la divinità che è dentro di noi, che non vuol dire un delirio di impotenza, ma vuol dire semplicemente riscoprire noi stessi, riscoprire le enormi risorse che sono sepolte dentro di noi. E
altrimenti l'autostima non riusciremo mai a svilupparla e inevitabilmente non riusciremo a svilupparla se l'attribuiamo al giudizio altrui, se l'attribuiamo al fatto che guadagniamo più o meno soldi, se l'attribuiamo al fatto che siamo più o meno belli, perché sono tutti fattori che non lasciano un segno comunque nella nostra vita, si consumano. Si consumano come si consuma una sigaretta e ti lasciano anche lo stesso amaro in bocca che ti lascia una sigaretta. Per cui dobbiamo veramente imparare a credere fermamente in noi stessi, evitare di reputarsi difettosi, evitare di reputarsi usciti male dalla fabbrica e andare a riscoprire la vera forza interiore che vive dentro di noi. Ecco, questo forse è l'unico parametro con cui si può misurare la stima in noi stessi, quanto siamo stati capaci, quanto siamo stati bravi di scoprire la nostra essenza, di scoprire i nostri talenti, di scoprire la nostra creatività. E non dobbiamo impedire, e dobbiamo impedire a tutti di bloccarci su questo, perché questo fa parte veramente della nostra essenza, della nostra vita, e soltanto noi possiamo eventualmente giudicarci per migliorarci, perché ovviamente possiamo comunque migliorarci. Quindi da un certo punto di vista, il giudizio degli altri è utile, ma non a minare la nostra autostima. Se una persona mi giudica male o esprime una critica negativa nei miei confronti, non è che la prendo alla cestino. Questa non va sicuramente a scalfire minimamente la stima e l'amore che ho per me stesso. Però può essere un'indicazione utile per migliorarmi in alcune cose, ma io non sono quelle cose. Io sono io a prescindere da quelle cose. Quindi le critiche ben vengano, sono degli strumenti utili che mi servono per migliorarmi, eventualmente, per sperimentare nuove cose, ma che assolutamente non hanno nulla a che fare con l'amore che io ho per me stesso, che è assoluto, indiscutibile e non delegabile a nessun altro. Bene, vi attendo per il prossimo video e vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionevip.com. Ciao a tutti!